su un grosso pietrone liscio si è improvvisato un tavolino. Dagli zaini del tascapane è uscito un foglio di carta, una penna, e ognuno scrive, e scrivendo si riposa, perché nel ricordare voi altri, nel narrare a voi la nostra vita, sembra che la stanchezza si allontani. Pare che ogni parola scritta si porti via uno dei nostri tanti dolori. E quando la lettera è finita, si prova realmente un dolce benessere. Si respira più liberamente, direi quasi si comincia di nuovo a vivere. Per questo ogni minuto libero è dedicato a quelli che sono lontani. E lo scrivere in una cartolina, e quando possibile una lettera, non è un fastidio, ma una gioia. È il tempo meglio impiegato, l'unico che sia davvero da noi benedetto. In quei momenti ci si astrae da tutto quello che ci circonda, che non è mai bello. Non si è più sotto un sasso, nascosti in una roccia, non si è più al pericolo, no. No, si è accanto a voi, nella casa tranquilla, che non conosce che pace. E si parla di tante cose, del tempo, del vino buono. Quando poi arrivano le vostre lettere, è un'esplosione di gioia. È un protendere di mani nel buio, perché giungono sempre di notte nelle posizioni avanzate, separate per compagnia. E per tutta la notte stanno con noi, serrate al petto. E quando l'alba permette di leggere, ecco che ciascuno di noi esce al riparo, fuori dal nascondiglio, afferra la busta con sopra il proprio nome e... che gioia ci è concessa ogni volta a noi soldati. La posta. Ecco, basta che l'allarme echeggi sotto l'ampia tettoia del capannone ove si è accantonati, perché uno spettacolo meritevole d'osservazione abbia luogo all'improvviso. Dai pagliericci ove si riposa, di dietro, di sotto, di dentro ai ripari, le teste sbucano, e con esse il resto, rapidamente. E ci slanciamo là, dove ha luogo la distribuzione, piantando in asso arnesi, attrezzi, sospendendo il lavoro come il riposo. E restiamo lì, sospesi, con l'animo, sempre aspettando di udire il nostro nome. Il pacco della corrispondenza, sempre troppo esiguo, si assottiglia rapidamente e si estingue. I non chiamati si allontanano lenti, a testa bassa, le braccia penzoloni, borbottando giaculatorio per il servizio postale. E il fortunato invece si appaga con un sorriso sulle labbra e spesso con un lieve tremito sulle dita. Rompono la busta e avidamente corrono lo scritto, saltando periodi nell'ansia di arrivare fino in fondo per tornare a leggerlo una, due e anche tre volte. Oggi anche il mio nome è stato chiamato. Ho subito urlato, presente! Ho afferrato la lettera e sono tornato correndo a godermi nel mio riparo quel tanto atteso momento di felicità. Mi sono sentito vicino ai miei cari, a parlarmi, a confortarmi, ad esortarmi,